Il Consiglio regionale ha approvato in via definitiva la legge che istituisce lo psicologo di base nel Servizio Sanitario Toscano. L'atto ha ricevuto il via libera con 37 voti favorevoli. Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani si è astenuta, mentre Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. La legge, dunque, istituisce il servizio di psicologia di base, caratterizzato da uno stretto legame con il territorio, con i medici e con i pediatri di base, per fornire adeguato sostegno psicologico attraverso la previsione di un primo livello di servizi di cure psicologiche accessibili a tutti indistintamente. Questa legge sancisce un principio forte, che il benessere psicologico è un diritto e come tale deve essere alla portata di tutti. Di conseguenza anche i servizi sul territorio devono tenere conto di questo aspetto e devono organizzarsi affinché le persone riescano a trovare nei servizi delle aziende sanitarie questo tipo di risposta. È un servizio che evidentemente nasce anche da quanto vissuto dalla nostra terra, dal nostro mondo negli ultimi anni, le grandi difficoltà e le grandi incertezze legate a fatti con ricadute globali, ma che nasce anche da un'esigenza di promozione della cultura della salute che va al di là di questi fatti contingenti. Il benessere fisico e il benessere psicologico concorrono, e questo l'ha detto a più riprese anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, al benessere generale delle persone e delle comunità, perché poi è ovvio che le persone compongono appunto le nostre comunità e l'idea di trovare all'interno delle case di comunità una rete di professionisti con evidentemente la regia del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta, nel mettersi appunto in relazione con gli altri professionisti, mettendo il paziente al centro, è un aspetto che questa legge non soltanto esprime ma valorizza. Quindi penso che oggi sia un bel giorno, penso sia un giorno importante per il sistema sociosanitario della nostra regione e per cittadine e cittadini toscani. È ovvio che da oggi comincia un altro tipo di lavoro, perché la Giunta deve dare attuazione attraverso il regolamento agli aspetti più meramente organizzativi di quanto previsto dalla norma, e l'obiettivo e l'augurio evidentemente è che il prima possibile questo sia un servizio nella disponibilità della cittadinanza e dei professionisti. Questa legge pone un punto essenziale in un momento in cui noi stiamo costruendo il modello di casa di comunità toscano, e questa legge dice che lo psicologo di base deve essere dentro la casa di comunità e deve essere in rapporto stretto e sinergico con due soggetti, che sono da una parte il servizio di salute mentale dell'azienda, tant'è che si dice che il coordinamento scientifico e l'indirizzo e il controllo lo fanno il Dipartimento di Psicologia dell'ASL di salute mentale. Dall'altra parte, con il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti territoriali, perché nella legge abbiamo scelto che non ci può essere un accesso diretto del cittadino allo psicologo di base, ma l'accesso è mediato dal medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista del territorio, che possono indirizzare. Questo perché ci fosse uno stretto legame tra tutti i soggetti erogatori dei servizi nell'ambito della casa di comunità. E quindi una scelta forte, dove si dice in Toscana nelle case di comunità ci devono essere i medici, gli specialisti, ma ci devono essere, avevamo già detto, gli assistenti sociali, ora diciamo con questa legge in maniera chiara anche lo psicologo di base. Sicuramente è una legge importante di cui andiamo fieri, non è la Toscana la prima ad aver istituito questa figura, ma comunque direi che abbiamo fatto un passo importante. Le cifre stanziate per questo primo periodo non sono molto alte, perché se voi considerate che diciamo dato 350.000 euro a fronte di un Abruzzo che ne ha messi 400.000, è ovvio che non ci sarà grandi disponibilità, però credo che sia stato fatto un passo importante e che questi medici,
psicologi in convenzione piano piano potranno essere messi, diciamo, a tempo indeterminato con il lavoro fisso. È importante per tanti fattori, perché questo Covid ha mostrato veramente una difficoltà a gestire i periodi di lockdown, e conseguentemente ci siamo accorti quanto fosse importante affiancare al medico di base, al pediatra di base, un supporto psicologico, soprattutto per i più giovani che si sono visti rubare gran parte della loro gioventù in questi anni. Un sì convinto, quello del gruppo di Fratello d'Italia, la proposta di legge che istituisce lo psicologo di base, tra l'altro un voto che viene anche da una mozione unanime di Fratelli d'Italia votata lo scorso luglio del 2021, che poneva la questione all'ordine del giorno dei servizi che non soltanto la crisi pandemica ha acuito più che rendere necessari. Chiaramente siamo cautamente ottimisti, nel senso che aspettiamo adesso di lavorare in commissione col collega Diego Petrucci alla redazione del regolamento, diciamo, attuativo di questa proposta di legge, che però chiaramente è un primo passo importantissimo nei confronti di tutto ciò che va affrontato a livello sanitario in questa regione. Lo psicologo di base, secondo noi, è diventato ormai essenziale non soltanto per aiutare le persone nella gestione di quelle che sono state le conseguenze di una pandemia molto dura, ma anche nei confronti di una società che è sempre più complessa e che mette le persone in condizione anche di aver bisogno di un aiuto in alcuni passaggi della loro vita. E il chiedere l'aiuto di un terapeuta, di uno psicologo, deve diventare qualcosa di naturale, come chiedere a un medico di base, proprio perché è necessario uscire, diciamo, da questa bolla di anormalità che sembra circondare delle volte le persone. Maggiore attenzione deve essere dedicata ai giovani, ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, e su questo sono contenta che siamo andati dietro a una scia che aveva inaugurato il Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura, quando nel piano strategico della sanità era stata dedicata solo una scarna pagina alla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi questo è un grande passo avanti e siamo contenti che nel preambolo sia precisato questo passaggio. Purtroppo c'è anche un passaggio per quanto riguarda le donne e la necessità di un maggior supporto alle donne, al genere femminile, che non condividiamo, non tanto nei contenuti che sono stati espressi dalla Commissione Pari Opportunità. Tutti sappiamo che il genere femminile, le donne, le madri soprattutto, sono state molto più pressate durante la pandemia per il carico mentale enorme che è gravato su di loro per quanto riguarda il caregiving degli anziani, dei malati, dei bambini che rimanevano a casa per fare la didattica a distanza, e spesso sono state loro che hanno dovuto rinunciare al lavoro. Ma tutto questo non ha bisogno di uno psicologo per aiutare le donne a sopportare un carico di lavoro che gli è imposto da una società dove ancora l'uguaglianza, la parità di genere tra uomo e donna viene sbandierata ma di fatto non attuata. Le donne non hanno bisogno di maggiore aiuto psicologico, hanno bisogno di un alleggerimento del carico, hanno bisogno di una maggior condivisione, hanno bisogno di superare il gap salariale che porta le famiglie spesso a chiedere alle donne di rinunciare al proprio lavoro e attività professionale, perché il loro stipendio è inferiore, quindi non aiuterebbe a sostenere le finanze familiari. Ecco, c'è bisogno di tutto questo, passaggi che sono stati condivisi nel corso degli anni in quest'aula. Quindi la formulazione, così come è stata prevista, non ci convince, e faremo una modifica per restituire, diciamo, alla Regione Toscana un testo che sia più adeguato anche alle sensibilità che in questo momento dobbiamo rivendicare con forza. La parità di genere è un passaggio che, come dice la Commissione Pari Opportunità, deve essere sottolineata e deve essere rafforzata in tutte le sue sedi, fosse anche il preambolo di un testo giuridico. Sì, un successo che viene da lontano, l'iniziativa parte da quando, avendo approvato il piano sanitario e regionale nel 2019, abbiamo voluto fare un focus particolare sulla salute mentale. È un servizio sociale e sanitario ovviamente inserito nell'ambito dei distretti sanitari, che dà una prima forma di risposta a tante esigenze che nascono nei territori, e ci deve essere una collaborazione con il medico di famiglia, ovviamente con la pediatria, con gli infermieri di famiglia, che molte volte conoscono esigenze dei nostri cittadini, una collaborazione che consentirà a molti psicologi di essere convenzionati all'interno dei distretti sanitari. Nel contempo serve rilanciare però massima attenzione alla questione che riguarda la salute mentale, e per fare questo è necessario
che si investa sempre di più su psichiatri, su neurologi, su servizi di salute mentale che possono poi dare risposte curative qualora le patologie sono oggettivamente in alcuni casi invalidanti e che entrano nell'ambito della sfera della sanità e della salute mentale. C'è stato un voto di astensione perché la valutazione è stata molto semplice. Noi è stato valutato dal Consiglio regionale di approvare un provvedimento che sostanzialmente nasce un po' anche sulla spinta emotiva di quelli che sono un po' di dati allarmanti che hanno riguardato il post pandemia e quindi questa fase difficile, soprattutto tra i giovani, di recupero anche di una dimensione sociale e quant'altro. Non credo che legiferare su una spinta emotiva poi porti a valutare nel pieno quelle che sono invece un complesso, secondo me, di criticità che riguardano l'insieme del servizio sanitario toscano. Noi abbiamo una costante necessità di risorse, abbiamo una costante necessità di interventi, faccio riferimento banalmente anche solo al fatto delle automediche che oggi non hanno il medico a bordo, alla questione dell'emergenza, alla questione dei pronto soccorsi. Ecco, io credo che prima di andare nel particolare, magari su un'onda emotiva, comprensibile anche, si debba invece guardare con molta attenzione non solo alla questione delle risorse e quindi della programmazione, ma anche alle tante questioni irrisolte, cito di nuovo la questione del 118 che era esplosa per esempio nel Chianti, una mozione che ancora oggi non ha visto il pronunciamento della Commissione Sanità, benché sia un tema che ha visto anche la raccolta di firme di un intero territorio. Ecco, la mia visione è che si debba partire da altro in questo momento sulla sanità toscana. Il Consiglio è partito in piena legittimità su altri presupposti, io ho ritenuto di lasciare che questa proposta fosse abbracciata dalla maggioranza, ma di non di fatto condividerne non tanto il contenuto ma soprattutto le premesse da cui si parte quando si legifera in materia. Il Consiglio regionale ha eletto 4 dei 5 componenti del Comitato regionale per le comunicazioni. Bianca Maria Giocoli con 23 voti, proposta dal capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli. Biagio De Presbiteris con 21 voti, proposto dal Partito Democratico. Benedetta Baldi con 15 voti, proposta dalla Lega. E Carlotta Agostini con 13 voti, proposta da Forza Italia. Il candidato di Italia Viva Giacomo Guerrini ha ottenuto 3 voti e non è entrato a far parte dei componenti. Per tale ragione i consiglieri renziani hanno minacciato l'uscita dalla maggioranza. Il quinto componente, il presidente, verrà nominato dal presidente della regione, di concerto col presidente del consiglio regionale. Tutti i componenti restano in carica 5 anni e non sono rieleggibili. Sì, il Consiglio ha eletto i 4 membri del Corecom da una rosa di 6 nomi che sono arrivati alla Commissione Quinta secondo le procedure previste dalla legge istitutiva del Corecom. Sono 4 figure con competenze varie, tutte attinenti alle attività del Corecom, avvocati che si sono occupati di vertenze e di controversie relative al tema delle telecomunicazioni e dell'informazione. Ci sono docenti universitari come la professoressa Baldi che hanno una competenza specifica sui temi della comunicazione, pur essendo lei una linguista, o giornalisti, quindi siamo soddisfatti, una rosa di nomi che credo potrà bene, integrandosi, portare avanti le politiche del Corecom nei prossimi anni. La funzione di garanzia è fondamentale, ma in più il Corecom nello scorso mandato ha esercitato un'importante funzione educativa e formativa collaborando con le scuole e diffondendo il progetto del patentino digitale che insegna ai ragazzi come abitare lo spazio virtuale, lo spazio dei social, della rete. Spero che il prossimo Corecom continuerà ad essere proattivo e attivo in questi campi, oltre a svolgere le attività che gli sono deputate per legge. Faccio tutti gli auguri ai 4 nominati, aspettiamo ora la nomina del Presidente da parte del Presidente Gianni in accordo col Presidente del Consiglio regionale Mazzeo. Ma è un fatto molto grave, per la prima volta nella storia della regione toscana un partito di governo che esprime maggioranza in questa regione non viene consentito di esprimere un rappresentante in un organismo di garanzia su un settore molto delicato come quello dell'informazione, della comunicazione, dei rapporti con il mondo esterno, e questo crea un precedente, e riteniamo che il Partito Democratico abbia assunto svolto con arroganza la presunzione di arrogarsi tutti i posti fondamentalmente disponibili, e questo è un po' in controtendenza con il fatto che più perde i voti il Partito Democratico più vuole occupare poltrone.
A noi non appartiene questo modo di fare politica, lasciamo al Partito Democratico l'occupazione dei posti di potere, delle poltrone, non ci interessano, abbiamo fatto una battaglia per questo aspetto, crediamo che questo sia un fatto molto grave che vada ricondotto nella responsabilità sia del Presidente Giani che del Partito Democratico. Ma io conosco i due nominati dal centrodestra, che sono due donne, Benedetta Baldi e Carlotta Agostini, due professioniste esemplari, note in città per motivi differenti. Carlotta ha fatto per tanti anni la giornalista, Benedetta Baldi mi dicono essere una docente apprezzata nel suo campo, quindi ovviamente a loro due in bocca al lupo, ma in bocca al lupo anche agli altri due eletti. Tra l'altro nelle file del centro-sinistra è stata eletta Bianca Maria Giocoli, che qualche anno fa, nella sua precedente vita, quando era ancora di centrodestra, ha fatto pure la consigliera comunale con me, quindi faccio un in bocca al lupo volentieri. Un giudizio positivo, io mi riferisco principalmente alla figura che noi avevamo presentato, che è quello della professoressa Baldi, una figura che ha delle grandi competenze in materia di comunicazione, di Corecom, di gestione appunto della materia, e quindi siamo fieri di averla presentata, di averla votata e di trovarla oggi all'interno della compagine del Corecom. Abbiamo avuto modo di vedere anche gli altri curriculum, siamo fiduciosi, sperando che il Corecom possa appunto riprendere il volo che merita, anche se negli ultimi anni ha fatto delle modifiche importanti dall'ex presidente, però non è mai troppo.